Pensare non fa rumore, non fa luce, quindi i pensieri così che non si sentono. Però qualcuno, per poter ascoltare i pensieri, ha avuto l'idea di inventare le parole. Qualcun altro ha avuto l'idea di disegnare dei segni in modo da rappresentare le parole con qualcosa che si veda luce, e cioè linee e ancora linee. Le linee sono strutture attive capaci di generare altre forme attraverso la liberazione della propria forza. In questo senso le linee si possono paragonare a esseri spirituali. C'è una certa somiglianza fra una linea astratta e un pesce. Entrambi sono esseri viventi e possiedono latenti forze loro peculiari. L'ambiente in cui sono collocati produce il miracolo di risvegliare le forze e di renderle dinamiche. La composizione dell'opera è questo ambiente. Da un altro punto di vista vi è una grande differenza fra una linea e un pesce, perché quest'ultimo possiede delle capacità a lui funzionali, come nuotare e mangiare, che la linea non ha e che non sono necessarie alla pittura. Per questo motivo la linea mi piace di più del pesce. Il demiurgo vede nella linea pura, nei segni tracciati sulla carta, oggetto finito. Vede chi quell'oggetto comprerà, userà, amerà. Vede i segni che diventano cose. Vede i segni che rimangono solamente pensieri. E questo è il dialogo costante fra chi produce e chi disegna. A uno il compito di scegliere, all'altro il dovere di osare. Io disegno sempre e soltanto per rappresentare alcuni pensieri dai quali sono inseguito. Questi pensieri trattano le forme, le dimensioni, i pesi, le materie, i colori, le temperature da usare per costruire il palcoscenico sul quale ci giochiamo l'esistenza. Se i miei pensieri saranno semplici, molto semplici, forse riuscirò a rappresentarli. Io vorrei avere pensieri semplici, perché sono quelli che mi tengono appiccicato alla vita, che me la tengono vicina vicina, che mi lasciano guardare la mia vita e a quella degli altri, come se io fossi la mia vita, ma come se io potessi anche essere un po' quella di tutti. Beh, allora per essere un po' la vita di tutti bisogna arrivare al pensiero. Bisogna arrivare al pensiero del pensiero. Bisogna arrivare all'astrazione della forma geometrica. Il punto sono io, ora, qui, in questo momento. Il quadrato, alto e largo quanto un uomo con le braccia aperte, è la mia casa. Il rettangolo è la definizione del mio orizzonte. Il triangolo è il simbolo della divinità e della femminilità, che poi è la stessa cosa. Il cerchio rappresenta l'eternità. Il cono è la forma della luce. Uno dei simboli più antichi è un disco fatto di due parti uguali e opposte. Yin e Yang. Sono forme, disegni per rappresentare il mondo. Un disegno è semplicemente una linea che è andata a fare una passeggiata. Una linea è un punto che è andato a fare una passeggiata. Take a line for a walk. Come i peripatetici pensavano teoremi, formule, passeggiando sotto portici rettangolari, così i nostri moderni filosofi e architetti, anche imprenditori, fanno incontrare idee, visioni, scivolando sulle nevi delle Alpi. E poi, al rifugio, al bar o al ristorante, discutono. Le idee nascono dagli incontri. Architetti e imprenditori discutono. Il nuovo progetto, la linea di Klee, i pesci di Kandinsky. Architetto, vedesse che cosa ho pescato ieri. Discutono di Malevich, il cerchio nero, il quadrato rosso. Architetto, e se quel tavolo lo facessimo rosso? Perfetto. Ma qual è la forma perfetta? Qual è la forma originaria? La forma primigenia? Per alcune culture africane il mondo nasce da un uovo di struzzo. Per Piero della Francesca un uovo è l'unica forma degna di sovrastare la Madonna.